Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Eco, lo andiamo ad esplorare. Stiamo ricaricando la partita così vediamo un attimino quanto ci mette a ricaricare un server virtuale, insomma, solo per noi stessi, senza possibilità di join di amici esterni. E da questo momento in poi lo esploreremo insieme perché nello scorso gameplay, che vedete se lo avete già visto, se no andatelo a vedere, abbiamo, diciamo, visto delle cose che io già. Comunque, alcune a grandi linee, altre un pochino meglio, conoscevo già, e da adesso invece continueremo, esplorandolo insieme. Quello che credo andremo a vedere adesso è la prima costruzione, cioè impareremo a utilizzare il martello perché ci eravamo lasciati quando il tutorial, ci diceva di, utilizzare un hammer. E penso andremo a utilizzare la legna che abbiamo messo nella stockpile della nostra tenda per la costruzione della nostra prima tenda. Allora, adesso attendiamo un attimo che il gioco carichi. Ok, eccoci qua, nuovamente nella nostra partita. Adesso andiamo a vedere un attimino quello che dobbiamo fare per la costruzione. Dobbiamo recuperare il martello. Intanto teniamoci il tutorial lì in bella vista, così almeno. Andiamo nello storage e prendiamo B e il martello l'abbiamo già raccolto, lo stone hammer lo andiamo a mettere qui. Cosa sono questi? Ah, ok. Dei trucioli di legno addirittura. Allora, ritrieve stone hammer, select the form you want to build the logs. Allora, vediamo un attimo di capirci qualcosa. Allora, selezioniamo l'hammer. Selezioniamo la forma che noi vogliamo costruire. Scusa, ok, abbiamo il martello. Martello che è questo. Allora. By selecting it and show. Cioè, in pratica, possiamo prendere questi. Pick up, li abbiamo raccolti. Ah, ok. Possiamo costruirli così. Sì, mettiamo qua, no? Place, perfetto. Possiamo usare anche Shift più mouse per cambiare. Beginning frame. Cioè, posso farlo anche di questo materiale qui? No, perché. Perché non abbiamo il piazziamoli. Perché non abbiamo creato il legname che ci serve. Quindi in questo caso andiamo e creiamo gli un log. Vediamo se abbiamo possibilità di costruirne tanti. 26 e facciamolo, dai, vediamo quanto ci mette. Ci manca il legname, dice. È come l'altra volta. Sì, ma il legname ce l'abbiamo ed è qui. Dobbiamo solo prenderlo. Pick. Raccogliamo tutto e lo buttiamo qua. Infatti sta iniziando a lavorare. E infatti è sparito perché ce lo preleva in automatico. Quindi sta già lavorando. Infatti possiamo già, credo, raccoglierne un po'. Sì, infatti qua dentro abbiamo questo. Lo portiamo. E basta, è già finito. Sì. E adesso possiamo costruirla qui, la seconda casa. Con Shift possiamo cambiare la forma. Ah, ok, possiamo fare delle scale, una parete normale. Possiamo ancora piazzare questo, vediamo, piazziamo qui. E stiamo facendo una sorta di, diciamo, piattaforma che poi andremo ad arricchire con le nostre pareti. Vediamo un attimo, non abbiamo più legna. No, credo che non ne abbiamo più.
The Beginning Frame of Your Room. Non lo so, non lo so. Andiamo ad abbattere un altro albero, anche se andremo a incasinare un pochino l'ecosistema di questa parte di mondo. E poi siamo sempre comunque alla ricerca di quelle bacche che non abbiamo trovato prima. Ci metteremo una vita a raccogliere tutto, ma continuiamo ad abbattere. Ci vuole quello che ci vuole, insomma. Pensate di farlo completamente da soli, dovete avere tempo. Poi, ma rilassante è rilassante, perché diciamo che l'unica cosa che ci mette fretta è il meteorite che arriva. Sono troppo affamato, quindi prendo 5, la mangio e continuo a tagliare la legna. Ok, troppo affamata. Adesso raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere. 20 è il massimo che possiamo tirare su. E non possiamo nemmeno correre, quindi stiamo trasportando questi 20 pezzi di legno e ce li portiamo là a casa. Perché io adesso qui ho un tutorial che mi dice di fare non so bene cosa, però io butto tutto nella stockpile. Intanto così il tavolo continua a lavorare. Vado a prendere gli altri, sempre che mi ricordi dove li ho lasciati. E non so, adesso qua sono pannocchie, io le raccolgo perché non credo facciano male. Sì, ne ho preso ancora tre, quindi direi che me le posso mangiare, anche se in questo caso non avrei una dieta molto bilanciata. Infatti vedete il grafico in basso a sinistra, che effettivamente non è molto bilanciato, perché manca, diciamo, una fetta di torta. Adesso continuiamo a tagliare, riduciamo proprio al minimo tutte queste cose qui, vediamo se riusciamo a raccoglierle. Siamo già pieni e io ho bisogno proprio di un macchinario per andare avanti. Probabilmente fatemi sapere dopo questo secondo video se volete continuare questo gioco, volete continuare a un pochino a esplorarlo. Ovviamente è una partita, diciamo, a fondo perso, perché non ce la faremo mai ad abbattere il meteorite. Perché non me lo raccoglie? Carrying. Ok, martello. Andiamo a piazzare ancora qualche. Allora, place, facciamo così, place, facciamo ancora di, vediamo se abbiamo, ok, facciamo così, place, ok, abbiamo fatto una scaletta, e adesso iniziamo, ok, vedete che qua abbiamo tutta la selezione, facciamo questo, cos'è che è? La parete, vediamo se me la fa così. Ok, sì, perché dobbiamo seguire quel tutorial che abbiamo visto prima, quindi allora dobbiamo farlo al massimo 2. No, questo cacchio è, se lo collego qui. No, io voglio fare la parete così, vediamo se me l'accetta. No! Allora, la piazziamo qui. Poi, direi di espanderla ancora un filino, la casa, perché non è proprio, è proprio a posto. Poi, raccogliamo anche questo. Sì, me lo raccogli. Ah, carry, non posso metterlo nella barra sotto ed è un problema mio questo. Allora, la espandiamo qui. No, voglio costruire. Tac, tac. Perfetto. Adesso passiamo alle pareti e vediamo se ce le unisce. Non abbiamo l'angolino? L'angolo?
No, spero me lo faccia da solo l'angolo. Vediamo se fa la rotazione. Vabbè, faccio così. Ok, sì, me lo fa un po' per modo di dire. No. Ok, è proprio una casa di 1 metro quadrato. Adesso andiamo a prendere altro legname. Tra l'altro io posso dirgli di costruirne ancora. Mi mancano risorse, quindi vado là e prendo il restante legno e finiamo la nostra prima fattoria, il capanno degli attrezzi, definito anche così. E allora vediamo. Chop, ok, tac, e che poi non si capisce se siano abbastanza. 15, 20, perfetto. Voglio una carriola. Beh, magari riusciamo a farla con il tavolo da lavoro, una bella carriola che ci porta qua un po' di roba. Rilassante tanto quanto un farming simulator, ma insomma, mi piace un po' di più. Deposito qua, ok. Poi se ve lo chiedete, vi siete persi la parte prima, sparisce perché viene raccolto in automatico dal tavolo da lavoro. Vediamo un attimo se riusciamo a tavolo del carpentiere, repair station, research station. Eccola qua. La research station è quella che probabilmente ci servirà per ricercare nuove tecnologie, ed è quello che dicevamo prima, probabilmente. Quindi, ma noi continuiamo il tutorial, quindi se poi vorrete vedere nuovi sviluppi di questo gioco, me lo dite, io vi porto altri video. Vabbè, iniziamo con questo, poi ci ragioniamo. Allora, abbiamo detto altezza 2 massimo, no? Quindi altezza 2, no, perché non posso piazzarla? Carrying, ma cosa sto trasportando? Scusami, e un log. Ah, devo prendere il martello, giustamente. Allora, tac, tac, qui. Qui, no, e qui, ok. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Quindi andiamo a raccogliere ancora legna e diamogli l'input di andare avanti. No, non ce la fa. 3 di legno, poi dovremo anche recuperare il carrying. Continuo a sbagliare. Diamo un'occhiata, possiamo fare il tetto. Vediamo come funziona il tetto. Insomma, ma vorrei prendere spunto. Magari lo facciamo. Facciamo così. Facciamo proprio una. Un capanno di merda. Ok, andiamo di nuovo. Ormai è. Cos'è, una faraona? Vabbè, stiamo bruciando calorie. Io poi questo non lo tocco perché non vorrei mi uccidesse. Voglio tagliare questa parte qui. Poi ci sono anche le plant fiber, che sono importanti per il tavolo da lavoro della ricerca, perché ci chiede fibre. E dovremmo anche iniziare un pochino a scavare la pietra. Sono un po' pieno, insomma, da quello che ho capito. Sono pieno, però mangio questo e continuo la mia opera. Dovrei finire la casa adesso, completare almeno quel tutorial lì. Ok, l'ho tagliato, ma mi sa che me l'ha solo rimosso. Ok, 17. Se taglio queste, ok, me le rimuove soltanto. Le fibre delle piante non le ho e non so dove prenderle. Vabbè, ci portiamo a casa queste. Guardate che brutto l'edificio. Ci portiamo a casa questo legname e proviamo a coltivare e coltivare a costruire.
Allora, lo piazziamo immediatamente qui. Che dice? Allora, qua. Ok. Campfire, no. Vabbè. Diamo un'occhiata intanto che costruisce, che cosa ci serve per il tavolo da ricerca, ma poi ci guiderà il tutorial probabilmente. 40, 30 e 30 fibre. 5 minuti di tempo per il crafting, quindi. Allora, scusate, io adesso vorrei che tu continuassi la produzione di questi log qui, perché devi fare ancora. Intanto, qua me ne hai raccolto uno solo, quindi io attendo pazientemente che tu mi faccia tutti gli altri. Intanto vediamo se ne aspetto ancora uno, vediamo se riesco a chiudere la casa. Ok. Vediamo subito. Martello. Allora, sì, dovremmo chiuderla abbastanza in modo semplice, tipo qui. Ok. Tipo qui. Perfetto. E poi ancora uno, due. Ce ne mancano ancora tre. Tre pezzi di legno. E poi dovremmo aver rispettato le regole di creazione della casa 5. Ok, dovremmo farcela adesso. Allora, uno, due, quattro, cinque. Food and shelter, room can have small gaps, one or two space wide for doors and windows. La porta non la possiamo fare, però adesso vediamo subito se c'è modo di fare la porta. Non abbiamo più legname, va bene. Mi sa che la casa non va bene, non va assolutamente bene. Adesso raccogliamo questo legname qui, vediamo se c'è una sorta di porta da fare o finestra, non ne abbiamo. E niente, dai, proviamo a demolire tutto il tetto e facciamo il tetto proprio serio. Tutto questo ci consuma calorie, tante energie fisiche, infatti abbiamo già finito. Siamo troppo affamati per lavorare, quindi andiamo a prenderci, mangiamo dei pomodori. Ok, facciamo adesso il tetto. Scusa, ma se io lo piazzo qui. Sì, vediamo come viene. Poi di là. Tac. 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 Ok. Ai limiti della decenza. Adesso voglio vedere la porta, però, perché la porta me la fai tu col tavolo qui o serve il carpentiere? Perché storage chest, torcia, farmer's table, fishery, road tool per fare le strade. Allora, dobbiamo trovare nuovi alberi. Intanto riprendiamo da qui. Ho avuto un attimo di pausa. Mi serve del cibo. Cioè, vedete, stiamo sperimentando quella che è la difficoltà del giocare da soli. Voglio dire, fossimo in due, magari uno che so, ha mangiato, si va a mangia, si occupa di qualcosa. Io al momento non sono da solo, quindi devo fare tutto io. Cioè, vado, mangio le pannocchie, mi vivo di pannocchie.
E poi vado e taglio alberi, faccio la pietra, cioè, è una vita, ci vuole una vita. Poi è rilassante, magari lo si può giocare senza il meteorite e quindi giocarcelo easy. Ah, vedete, qua c'è una sorta di miniera, possiamo andare a scavare, prendiamo anche delle bacche, così almeno abbattiamo un altro albero. Qua è bello lontano però da casa, cioè bisogna fare... Devo capire come si ottengono le fibre. Comunque, io ho mangiato le pannocchie, adesso gli taglio l'albero sperando che cada di sotto e mi renda la vita un po' più semplice. Così andiamo un pochino a vedere che cosa ha da offrire il gioco. Tra l'altro sembra che ci sia qualcosa che bela nello sfondo. In realtà è lui che urla tipo qualcosa tipo cade. Vabbè, dai. È caduto un po' una merda. No, però è qua, dai. Scusa, ma se io lo spingessi, no? Tac, 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 tac. Cioè, vorrei fare... Non capisco perché non me la tiene valida come casa. Quindi adesso raccolgo la legna. Non siamo ancora arrivati. Sì, a 20. Corriamo di là. Dovrei allargarlo forse di uno. Però... Che è una casa un po' stitica. Allora, vabbè, dai, proviamoci. Io voglio levare questa cosa qui, oscena, che è la terra. La voglio levare. Scusami, metti lì. Voglio raccogliere la terra con lo zero. Me la scavi? No, 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 no. Vabbè, lo farò dopo quando saremo più liberi. Non capisco perché ti sei fermato. Quindi continua, fammene 20, dai, su. Non capire perché non me lo prende come casa. Allora, prendi più legna, crafta new logs e crea la casa con muri e cose. Mi sa che lo devo fare un pelo più lungo, quindi adesso martello in mano, demoliamo questo. Ah, room complete. Ah, ok, ho fatto la finestra in pratica, me l'ha calcolata qua. Ok, ora possiamo aggiungere. Ok, ci si è sbloccato praticamente tutto quello che vi dicevo, quindi riusciamo ad andare a provare. Aggiungi mobilia alla tua stanza per guadagnare punti skill da essa. Quindi il letto e quelle cose lì. In questo caso, questa casa ci dà 23 skill point al giorno. Ah, ok. Fare più stanze con differenti tipi di mobilia in ognuna ti dà del bonus. Fare la cucina, il bedroom, bathroom, anche il primo gioco in cui si fa il bagno. Un tier più alto dei materiali della casa aumenta il tuo skill rate. Puoi rinnovare la casa o costruire nuove stanze. Ah, ok. Il crafting, diciamo le stazioni di crafting avanzate richiedono stanze fatte con materiali avanzati. Hai bisogno di creare villaggi e città per costruire tutti i tipi di stanze di cui tu hai bisogno. Ma che figata, ragazzi! Una figata pazzesca questa. Bello, bello, molto bello. Facciamo una cosa, dai. Piazziamo il tetto anche qui, così almeno facciamo una cosa bruttissima da vedere. Va bene, allora possiamo fare la mobilia. Quindi, tecnicamente, vedete, qua abbiamo gli skill points. Mamma mia, ok. Qua hanno modificato perché rispetto ai video mi sembra diverso il... Allora, le professioni: sopravvivenza, carpentiere, coltivatore, cacciatore o il Mason. Qua possiamo. Il survivalist, possiamo upgradare l'efficienza della ricerca, quindi
diminuire il costo della fabbricazione di mattoni, legna, yeast, sugar, quindi zucchero, aumentare invece la forza, avere un big stomach, quindi aumentare la nostra, diciamo, portata, possiamo portare più roba con le braccia e soffriamo meno della fame, l'efficienza delle calorie, mamma mia che bello. Il carpentiere, in questo caso possiamo fare il mulino, ma facciamo così, dai, facciamo logging, spendiamo un punto, e nel logging abbiamo il livello 1, livello 0, livello 1, e ci costa molto di più adesso. E fare molto più danno con il logging. Ok, perfetto. Gli Ewing, possiamo, non so cosa sia lo gli Ewing, quel legname lì, insomma, sarebbe. Quindi, vediamo un attimo. Prendiamo gli Ewing. In questo caso possiamo diminuire il costo del legname per creare questo, e questo è lavorazione del legno, quindi praticamente ci consente di fare delle ricette per creare un contratto, fare il desk della magione della villa. È complessa come cosa, cioè guardate quanti menu ci sono, anche nel farmer prendiamo digging. Prendiamo gathering, quindi possiamo andare a raccogliere con più efficienza le varie bacche. Prendiamo a sto punto anche il cacciatore e prendiamo anche il mason, quindi il mining. In questo caso se lo andiamo a prendere sblocca l'efficienza mineraria. Cioè lo possiamo già fare, noi possiamo già fare tutto, però ovviamente quello che andiamo a sbloccare sono tutte cose che ci migliorano l'efficienza e lo sforzo. Ovviamente quello che noi possiamo fare quando andiamo a prendere a inserire una difficoltà maggiore costa molto più punti, cioè quello che andiamo a prendere a sbloccare ci costa di più, rendendoci la vita impossibile per quanto riguarda il fare tutto da soli. Allora, abbiamo costruito in questo secondo episodio la casa di merda, bruttissima. Abbiamo capito come funziona il discorso di mangiare, lavorare e soprattutto abbiamo visto qual è la resa che abbiamo giorno per giorno degli skill point da spendere, che dipende fondamentalmente dalla casa che ci fornisce questi punti lavoro. Ragazzi, chiudiamo qui questo video. Fatemi sapere se ne volete altri di approfondimento. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.